Due parole. Amarezza e seconda. Scrivetela voi qui sotto nei commenti. Frustrazione, forse. Tra poco due parole, proprio due. Sono partita di ieri. Buongiorno a tutti e a tutte. Siamo qui ritornati in questo nuovo video per parlare della vittoria dell'Ipsia contro l'Atletico Madrid e della prima semifinale della Champions League, che sarà appunto Lipsia PSG. Ma il rammarico sale per la Dea non aver portato a casa questa semifinale contro i parigini, perché Lipsia era un avversario alla pari, se poteva giocare la finale tranquillamente. Ora non dico che Lipsia è l'outsider, però potrebbe far male anche al PSG. Vince 2-1, poi in vantaggio con Dani Olmo, la pareggia al 71 Joao Felix, no? Poi all'88esimo Adams, mi pare, la mette dentro e il Lipsia si qualifica alla semifinale di Champions League, se non ricordo male, al secondo anno Champions nella sua storia recente, o al primo, non mi ricordo, al secondo. E rammarico per la Dea. Frustrazione per il sottoscritto che l'ha vista la partita della Dea, però alla fine il calcio è strano. Il calcio è strano, Beppe. Complimenti a Red Bull Lipsia. Il Ciolo, secondo me, salterà dalla panchina dei colchoneros. Perché uscire con l'Ipsia? Non puoi uscire con l'Ipsia ai quarti di finale. Dopo di giocare, andare in semifinale, forse in finale perché battevi il PSG, sicuro. E ora l'Ipsia può crederci veramente, perché sappiamo che il PSG non ha un gioco corale. Mentre il Lipsia sì, Nagelsmann è un ottimo allenatore, fa giocare bene la sua squadra e simpatizziamo Lipsia. Io simpatizzo Lipsia, come l'anno scorso simpatizzavo Ajax. Vediamo, vediamo, vediamo. Gara secca, il Lipsia darà tutto per tutto. Occhio, PSG, perché questa squadra ci sa fare. Lasciate un like. Commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Qui da Dani è tutto. Ci vediamo domani con un nuovo video.